Signore e signori, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale di Radio Teleappennino Parma. Iniziamo con le condoglianze alla nostra Roberta Maggioni per la scomparsa della cara mamma. E proseguiamo con delle altre condoglianze, le condoglianze che sono arrivate da tante persone e anche da parte di tanti appassionati del calcio, del Parma Calcio, alla famiglia di Callisto Tanzi, il patron della Parma che, come avrete saputo perché ne hanno parlato tutti i giornali nazionali, è scomparso nella mattinata, attorno alle 6 della mattina del 1° gennaio, dopo le vicende che dall'apice della fama internazionale per la creazione e per l'importanza che aveva raggiunto la Parmalat al crollo della sua popolarità e della sua importanza in occasione del crack del 2003-2004. Proprio nella giornata di oggi vi sono stati le esequie di Callisto Tanzi. Le immagini che vedete sono state riprese questa mattina, nonostante la famiglia abbia cercato di tenere riservate le informazioni relative alle esequie, al rosario che si è tenuto nella giornata di sabato e anche nella giornata di ieri, e oggi attorno alle 10 nella chiesa in via Bixio i funerali, le esequie funebri. Callisto Tanzi era peraltro una persona molto religiosa, molto fedele, e quindi esequie ovviamente di carattere religioso. Tante le persone presenti a questo omaggio, tante anche persone che hanno collaborato con lui in passato, come è il caso della persona con il cappotto marrone che vedete, che è l'ex presidente del Parma, Pedraneschi. E proprio parlando di Callisto Tanzi, abbiamo realizzato una intervista a una persona che lavorava in Parmalat, una persona che peraltro nei giorni del crack è stato intervistato da giornali di tutto il mondo. Parliamo di un sindaco del nostro territorio, Angelo Peracchi. Vi facciamo vedere uno spezzone di una lunga intervista che ci ha rilasciato nel pomeriggio del 1° gennaio, proprio appena saputo delle notizie della morte di Callisto Tanzi. Interviste che potrete vedere anche questa sera sulla nostra rete, ma adesso vi lasciamo questo spezzone in cui ci racconta Angelo Peracchi il rapporto tra Callisto Tanzi e le valli del Taro e del Ceno. Tornando a Callisto e alla famiglia Tanzi, che rapporti aveva con la Valceno e Varsi? Perché so che ovviamente essendo tu sindaco di Varsi e della Valceno, quali erano i rapporti con questo territorio? Ma intanto lui, quando ha iniziato la sua attività, mi dicono che tra i primi a fornirgli il latte fosse venuto tutto il Valceno e avesse trovato, diciamo, una volta, io parlo di Varsi, tutti avevano due mucche, due o tre mucche come minimo, e tutti producevano questo latte. Caseifici allora ce n'erano pochi e, diciamo, ha sempre avuto, diciamo, un rapporto, come dire, con la Valcena, ma anche con la Valtaro, di molta attenzione. Tanto è vero che partivano i turni delle corriere partivano una da Borgo Taro, dove raccoglieva tutta la vallata, Bedonia, tutta la gente lì della zona, e veniva giù. Stessa cosa da Varsi partiva la corriera che raccoglieva Bardi e dintorni, e mano a mano che veniva giù, lungo la strada raccoglieva tutti i dipendenti. Io mi sono pagato l'università salendo su quelle corriere a Fornovo, perché d'estate facevo le campagne in Parma. Senza quello probabilmente non mi sarei neanche riuscito a laureare, perché l'attività estiva è di un mese con i pomodori. Invece quei 3 mesi della Parmalat mi permettevano di guadagnare quel gruzzoletto per pagarmi i libri, le tasse universitarie e un po' di soldi perché i miei ovviamente non è che si potessero permettermi di pagare gli studi all'università, per cui le conosco quelle corriere, quindi anche questo perché ci andavo. So che aveva anche una casa tra Solignano, la famiglia Tanzi e Varano. Il fratello aveva acquistato questo podere, il dottor Gianni aveva questo podere dove, diciamo, tutti i weekend li passava lì, gli piaceva molto la campagna, stare in mezzo, insomma, stare all'aria aperta, ecco. Ma la stessa cosa anche Callisto Tanzi, quando appena poteva veniva a fare un giro su da noi, ecco, veniva in Valceno, andava a Bardi, veniva a Varsi. Ah, quindi tu l'hai visto in Valceno? L'hai visto in Valceno, Callisto? Sì. Quando ti ricordi? Vabbè, andiamo un po' indietro, immagino. Ma no, io mi ricordo le visite che aveva fatto ai tempi, più che altro in una frazione di Varsi,
a Rocca Vecchia, veniva spesso a Rocca Vecchia perché lì abitava il suo, diciamo, il suo assistente, il suo segretario, il dottor Pietro Tanzi, ecco, era parente, però ecco, veniva spesso, come veniva spesso qualche cardinale, qualche personaggio, venivano lì a Varsi, ecco. Passiamo alla seconda notizia del telegiornale di oggi che riguarda la segnalazione da parte di una telespettatrice di TG Parmense che è preoccupata per le vaccinazioni. Lei vuole fare il booster alle persone anziane che sono chiuse in casa, ma ha trovato delle difficoltà. Le abbiamo racchiuso le difficoltà e le problematiche che ha espresso nel servizio che segue. In questo fine settimana in cui il Covid sta esplodendo come contagio, si raccomanda a tutti di fare la dose booster, la terza dose. Una nostra telespettatrice di una quarantina d'anni ci ha inviato un messaggio per farci capire che c'è qualcosa che non funziona. Collegato al link di una pagina del Fatto Quotidiano in cui parla del fatto che la terza dose non è stata fatta per 6,4 milioni di over 50. Ma soprattutto che per gli over 80, le persone non vaccinate con la dose booster hanno un tasso di mortalità di 64 volte più alto rispetto a chi ha fatto invece la terza dose, ci ha segnalato che a Fornovo per tutti gli anziani bloccati in casa non si sa ancora nulla della somministrazione della terza dose. Ebbene sì, il problema è questo. Se tutti noi possiamo partire e andare a farci la dose nei vari punti di vaccinazione, ci sono persone che non si possono muovere da casa. Determinate tipologie di disabili, ma anche tanti anziani, sono chiusi in casa e hanno grandi difficoltà a muoversi. Se per le prime due dosi era venuto il medico di famiglia, per la terza non sono ancora arrivate risposte, nonostante ripetute richieste ai medici e all'ASL. Pare che debbano rendersi disponibili ad andare nelle case gli infermieri USL di cui finora non si sa nulla. Questo è il messaggio che ci ha posto Gabriello, un messaggio che noi rigireremo all'ufficio stampa dell'USL di Parma per poter dare più presto una risposta. Intanto ringraziamo Gabriella per questa segnalazione. Ebbene, non ci siamo limitati a fare il servizio, ma abbiamo anche inviato una segnalazione all'ASL di Parma come TG Parmense che ci ha prontamente risposto. La segnalazione l'abbiamo inviata ieri sera e già questa mattina, appena alzati, era presente la spiegazione da parte dell'USL, che era la seguente: l'attività vaccinale a domicilio in corso nel distretto Vallitaro e Ceno lo è, al pari di quanto avviene in tutto il territorio provinciale ed è assicurato dall'azienda USL tramite le USCA, le unità sanitarie di continuità assistenziale e dai medici di famiglia che si sono resi disponibili così come avvenuto nella prima fase della campagna vaccinale. Nel distretto Valli, Taro e Ceno le persone che hanno necessità e quindi diritto alla somministrazione delle terze dosi al domicilio sono diverse centinaia. L'attività è iniziata nella seconda metà del mese di dicembre e si concluderà entro il mese di gennaio. Per completezza di informazioni si ricorda anche che il termine domicilio comprende, oltre alla casa, anche ogni struttura residenziale di cura e assistenza per anziani, disabili e persone con malattie psichiche. In queste strutture la somministrazione delle terze dosi è stata completata in tutto il territorio provinciale. Si invita quindi la telespettatrice a contattare l'ufficio relazioni con il pubblico del distretto Valli Taro e Ceno al numero 0525 970306 con il solo obiettivo di accertare che la vaccinazione di cui chiede sia stata programmata, se non già eseguita. Non potendo confermare in questa risposta, considerate le insufficienti informazioni presentato. Ovviamente i dati della nostra telespettatrice non li abbiamo date all'ASL, così come non le abbiamo date neanche all'interno del telegiornale. Telespettatrice che ci ha fatto però presente che da quello che risulta lei, neanche i medici di base erano stati avvisati dall'ASL su come effettuare le vaccinazioni. Però, insomma, sembra che la risposta dell'ASL ci sia ed è chiara e speriamo che quindi la soluzione del problema venga al più presto, visto anche l'impennata dei contagi di questo periodo. Ed ora andiamo a Borgo Taro con un servizio di Pierluigi Previ su una bella iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale che ha coinvolto mamme, bambini e anche papà. Alla ricerca delle fotoforme è stata una iniziativa ludico-didattica organizzata dall'amministrazione comunale di Borgo Val di Taro e
dalla fotografa Cristina Maestri. L'iniziativa, rivolta a bambini tra i 4 e i 12 anni di età, avrebbe dovuto svolgersi l'8 di dicembre, giorno dell'Immacolata, ma a causa delle condizioni atmosferiche avverse è stata rinviata a martedì 28 dicembre ed ha visto ugualmente una numerosa partecipazione. Siamo molto soddisfatti della risposta dei partecipanti alla nostra iniziativa, quindi come amministrazione comunale ringraziamo Cristina Maestri che ha messo a disposizione le sue conoscenze in campo fotografico e ha coinvolto i bambini in questa iniziativa. Ci siamo trovati in piazza del comune martedì 28 dicembre, dove lei ha spiegato ai bambini come inquadrare soggetti da loro identificati per svolgere il tema che abbiamo loro assegnato. Il tema era quello delle fotoforme, cioè identificare, trovare nel centro storico di Borgo Cattaro delle forme geometriche, quindi un gioco che avesse anche un risvolto didattico. Questo modo anche per avvicinare i bambini alla fotografia e farli scoprire Borgo Taro, farli osservare in un modo un po' diverso e anche un po' artistico. Abbiamo suddiviso i bambini in diversi gruppi. Sono state assegnate le forme del cerchio, del triangolo e del rettangolo e vedremo nella mostra che abbiamo pensato di organizzare per questo evento i risultati del lavoro dei bambini. Ogni bambino deve selezionare due fotografie che manderà all'indirizzo mail dell'ufficio turistico e le stamperemo e appunto faremo questa mostra fotografica. Alla fine della manifestazione abbiamo consegnato un attestato di partecipazione firmato dal sindaco Moglia e dalla fotografa Cristina Maestri, dove abbiamo ringraziato i bambini del lavoro che hanno svolto. E mi sento di ringraziare anche Fabio Barani per averci regalato dei panettoncini da regalare ai bambini alla fine dell'evento. E allora alcune notizie brevi. La prima riguarda il gatto che vedete, un gatto come vedete di colore bianco e nero, che è stato perso da alcuni giorni, da circa una settimana, nella zona di Compiano Paese. Il gatto, oltre ad essere bianco e nero, ha un'altra peculiarità che lo rende più facilmente identificabile rispetto agli altri. Infatti, ha solo tre zampe e gli manca l'anteriore sinistra. Chi lo vedesse può contattare il signor Fausto al numero 328 73 88 263. Una notizia invece arriva da Insieme per Vivere, questo è il comunicato che ci è arrivato. A causa dell'aumento dei contagi abbiamo deciso di annullare le tombole. La nostra associazione opera per la salute delle persone e non vogliamo essere causa di aumento di contagi. Ringraziamo tutti i commercianti che con generosità hanno donato molti premi. Rimandiamo la data delle tombole a tempi migliori per giocare insieme e così contribuire al nostro scopo, che è la diagnosi precoce per salvare vite umane. Questo è il messaggio che arriva dagli amici di Insieme per Vivere. Peraltro, vi ricordo che questa sera, dopo Punto Sport, ci sarà uno speciale su Calisto Tanzi, un'intervista di una persona che l'ha conosciuto, che lo ricorda, e poi uno spazio legato alla salute, proprio grazie ad Insieme per Vivere. Ora vi lascio ad un po' di pubblicità da parte della nostra rete e poi torniamo di nuovo con voi. Ditta Nuova Montelli a Borgo Valditara, via Europa e via Cazio, vi propone grandi novità. Alla Nuova Montelli troverete frutta colorata per creare ottimi piatti natalizi. Si informa la clientela che si commerciano alberi e stelle di Natale, si confezionano cesti natalizi, oltre a clamorose altre offerte e novità. Alla Nuova Montelli, un esempio: mele golden a soli euro 0,89 al chilo, clementine a soli 1,50 euro al chilo. Avete capito o no? Che solo alla Nuova Montelli che vi offre prezzi sempre più belli. Nuova Montelli, via Europa, via Cassio a Borgo Taro. E buone feste! Bertani Arredamenti, nell'augurarvi buone feste, vi aspetta nel grande showroom alla Piana del Mulino di Albareto di Parma per soddisfare tutte le vostre esigenze con l'aiuto del nostro personale specializzato. Auguri!
Presso il supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia vi aspettano novità importanti. La rosticceria con polli e piatti di gastronomia cotta ogni mercoledì e sabato mattina. La nuovissima linea di gastronomia pronta surgelata, solo da scaldare in forno o al microonde, sia dolce che salata, con tutta la qualità che ci contraddistingue da anni. Prodotta direttamente da noi per offrirvi la possibilità di avere sempre a portata di mano le nostre specialità. Supermercato Carrefour Bella Tradizione a Bedonia, qualità senza compromessi. Vivi Domotica, con sede in via Caduti del Lavoro a Borgotaro, specializzata in impianti elettrici smart e connessioni internet. Augurandovi buone feste, propone presso il proprio showroom articoli da regalo per la casa. Fino a fine anno, per ogni acquisto riceverete un utile pensiero in omaggio. Vivi Domotica, con sede in via Caduti del Lavoro a Borgotaro. Novità in Valtaro, ha aperto la Bottega delle Arti di Annalisa Guerra. Ceramica contemporanea, quadri, pezzi unici di artisti anche del posto, idee regalo personalizzate, oggetti per decorare la casa. Un regalo originale per questo Natale. Vieni a scoprire la Bottega delle Arti in piazzetta La Quara a Borgotaro. Aperta anche la domenica. Guardami anche su Instagram. Numero di telefono 340 555 8733. Vuoi fare un regalo da ricordare? Vieni al caseificio Porcari e Tambini a Borio di Bedonia, dove troverai il miglior parmigiano reggiano di montagna in tutte le sue stagionature, 12, 24, 36, 48, 60 mesi, accompagnati dai migliori formaggi con i funghi della Valtaro, spongate insieme ai migliori salumi di Parma e Piacenza, senza dimenticare gli squisiti panettoni Filippi, sal de riso e la focaccia di Tabiano, i torroni artigianali, i dolci di Babbi, agrimontana, condorelli, la migliore pasta, croccante, mostarde, una prestigiosa selezione di vini e tantissime altre bontà proposte in cesti e confezioni regalo per tutte le esigenze, spedizioni in tutta Italia ed Europa e consegne a domicilio. Fai un regalo di qualità, Porcari e Tambini, a Borio di Bedonia. Ecco le offerte di Baudassi, prezzi bassi. Caffettiera 3 tazze Bialetti con caffè in omaggio, euro 26,90 centesimi. Impastatrice per pane 1000 watt con contenitore da 1 kg di impasto, euro 79. Sbattitore elettrico 250 watt, euro 15,90 centesimi. Tritta tutto doppia lama, euro 25,90 centesimi. Aspiracenere Junior 1200 watt, euro 39,90 centesimi. Spremi agrumi elettrico 25 watt, euro 13,90 centesimi. I Baudassi, prezzi bassi. Bentornati, partiamo con questa seconda parte con Fornovo, che vede la chiusura per l'Epifania della mostra di Enzo Fontanesi della Proloco, I Natali di una volta, una mostra davvero molto bella che è un modo per tornare nel passato. Vediamo il servizio del nostro Cesare Groppi. Fornovo Taro, Natale 2021, mostra I bei Natali di una volta, ideata da Enzo Fontanesi in collaborazione con la Proloco. Inaugurata lo scorso dicembre, chiuderà il giorno dell'Epifania la mostra storiografica Il Natale di un tempo a Fornovo Taro. Oltre a numerose fotografie che hanno fatto la storia del paese, dai bombardamenti sulla ferrovia al gesto di umanità di un soldato tedesco che corre in aiuto di una famiglia in difficoltà, si possono vedere, oltre a racconti sul dopoguerra di un paese fulcro del commercio della vallata, la nascita del primo asilo, quello parrocchiale, diventato poi scuola materna Don Tarasconi, per arrivare anche a racconti dei periodi della Prima Guerra Mondiale e dei primi anni del Novecento. Un riassunto di usi e costumi con storie a lieto fine, dalle letterine a Babbo Natale, a Gesù Bambino e a Santa Lucia, per terminare con I regali o il carbone della Befana, a seconda se si era stati bravi o cattivi. I presepi di un tempo, a quello vivente e in particolare quello realizzato di Vizzola di Don Taddè. Le cartoline natalizie.
le recite natalizie parrocchiali con le scolaresche. I cibi natalizi di allora, come i tagliarloni al savour e relativa ricetta, magari da preparare per il Natale 2022 per un ritorno alle antiche tradizioni. Ai giochi sulla neve sul Monte della Croce. Ai divertimenti, dal cinema lux alle sale da ballo. Ai giochi di piazza di fine anno come la tombola, alle fiaccolate di solidarietà di fine anno con il coro Farinelli. Alle prime luminarie. E tanto altro. Una mostra da non perdere. Daniela Bassi, TG Parmense. Spesso capita che chi vive in Appennino si sente meno fortunato di chi vive in città, però ci sono momenti e anche lunghi periodi durante l'anno in cui è più fortunato chi vive in montagna, come oggi. Vediamo perché. 10:27, 12 gradi e il sole. Ci troviamo lungo la strada di Fondovalle Taro, poco dopo Borgo Taro, e qua, come vedete, il sole splende con qualche nuvola in cielo e una temperatura gradevole, quasi da inizio primavera. Vediamo tra poco, scendendo verso valle, qual è la situazione nella zona di Fornovo, Collecchio, Medesano, in parte su Lignano, anche Varano Megane. Siamo nella zona di Selva Stazione, come vedete là in fondo si inizia a vedere la nebbia, sopra di noi ancora il sole, la temperatura da 13 gradi a su Lignano, pochi chilometri più su sta pian piano scendendo, tra poco vedremo qual è la temperatura in mezzo alla nebbia. 4 gradi, 10:54, siamo a Fornovo, come vedete. Quindi a Fornovo la temperatura è crollata, la nebbia ovviamente è più fitta e la temperatura è passata da 12-13 gradi in alta valle a 4 gradi. Questo per far capire come la provincia sia divisa in due territori climatici completamente diversi, opposti rispetto a quello che ci si può immaginare. Temperature calde e sole in montagna, nebbia e 4 gradi invece in pianura. In poche decine di metri temperatura scesa ulteriormente, passati 3 gradi con rischio di ghiaccio. Scendendo quindi c'è rischio di ghiaccio che non c'è in montagna. Purtroppo, come avete visto nel pomeriggio, poi il sole ha lasciato spazio alle nuvole e qualche goccia di pioggia, piogge che continueranno anche per i prossimi due giorni e poi ritornerà il bel tempo, ma con il bel tempo non ci saranno più le piacevoli temperature di oggi, ma le temperature si renderanno più rigide, si toccheranno diversi gradi sotto zero verso il fine di questa settimana. Io, prima di salutarvi, vi ricordo gli appuntamenti di questa sera sulla nostra rete, il canale 88 Radio Teleappennino Parma, alle ore 20:35 punto sport, alle ore 21:30 ricordo di Callisto Tanzi, quello di cui abbiamo parlato prima, con Angelo Paratti, sindaco di Varsi, che l'ho conosciuto bene sia per lavoro ma anche perché nella fase del crack, essendo rappresentante sindacale della CISL, dirigente sindacale della CISL, fu contattato da tantissime testate giornalistiche di tutto il mondo e fu anche ospite di Porta a Porta, quindi guardate le ore 21:30 questo programma, perché secondo me ci sono curiosità che faranno piacere anche a voi. E poi alle ore 22 Atlas, alle ore 22:30 la replica del TG di RTA, alle 23 la replica del TG Parmense, alle 23:30 Balla che ti passa e poi dalle 00:30, dalle mezzanotte e mezza, inizierà la nostra programmazione di Rivediamoli, molto apprezzata da tanti, così come sappiamo che tanti hanno apprezzato anche l'intervista al sindaco di Borgo Taro Moglia, che abbiamo mandato in onda nella giornata di ieri al posto del telegiornale. Io vi ringrazio, vi auguro di trascorrere una piacevole settimana, ma soprattutto vi auguro un bellissimo 2022. Infatti la puntata di oggi è la nostra prima puntata di telegiornale di Radio Teleappennino Parma del 2022. Quindi buona settimana, buona serata, ma soprattutto buon anno.